Artur. Fermo lì. Due. Non ci credo. No. Dove? Adesso ho smesso, ma in 20 minuti, quarto d'ora, 20 minuti,
Lì, quando ho trovato, ho sparato la prima beccaccia, vedete che lavoro, è imbiancato tutto. Ce la fai a scavalcare? Dio, ah, lì che lo fa? Porta, vedi, quello a dire, vedi? Bravo, l'ho presa, vedi? Dai, bravo, vedi? Quello di ieri, vedi? Ah, certo, l'ho presa, era ferita, quella di ieri. Artù, bravo, vedi? Hai visto che l'ho presa ieri? Bennandi l'aveva vista giusto. E quindi era venuta qua? Era venuta qua perché l'aveva vista... L'aveva vista nel sodo in fondo girare così a sinistra. Bella, beh. Sembrava ieri Dio Boni. Dicevo. Bella. Bravo Artù. Somaro. È fermo qui sopra me. Forse l'ha ritrovata. Guarda indietro. Artù. Thank you.
asciutta. Oggi abbiamo ritrovato la beccaccia di ieri che gli ho sparato sotto il diluvio. Poche parole, era ferita, avevo rotto una gamba e l'ha boccata dopo che ha fermato lui Erunco, il mio figlio, l'ha boccata Artù e me l'ha portata. Tra l'altro una beccaccia che ha il becco arcuato, e dopo la metto una foto nel video. Rarissimo, ho sentito anche degli amici, ma Bravaccini, altri, non l'hanno mai vista. Poi siamo andati avanti, dopo che abbiamo recuperato quella, me ne ha fermato un'altra. La prima volta gliel'ho sbagliata bella. Secondo me adesso devo rivedere bene le immagini, ma gliel'ho sbagliata proprio bella. Poi l'ha ritrovata in una riva pendente. Era sotto un ginepro, mi è partita dalla parte opposta di quella che pensavo, gli ho dato una stoccata, ma non ho visto più niente, però la beccaccia non l'ho trovata. E adesso è mezzogiorno e mezzo e andiamo a casa. Ok.